L'Europa è il nostro continente, quindi è quello al quale dedicheremo sicuramente più attenzione. In realtà per molti non è corretto parlare di continente europeo, perché l'Europa e l'Asia sono due masse di terre non divise dal mare o dall'oceano. Quindi, secondo i geologi, è molto più corretto parlare di territorio, o meglio di continente euroasiatico, come se fosse appunto tutto un continuum. L'Europa di cui ci occuperemo oggi, ovviamente, è l'Europa fisica, che non tiene conto evidentemente delle organizzazioni sovranazionali, quindi di quella che a partire dal Trattato di Lisbona del 2007 chiamiamo Unione Europea. Nel senso che dell'Europa fisica fanno parte anche molti stati che nell'Europa politica, che nell'Unione Europea non ci sono. Quali sono dunque i confini dell'Europa da un punto di vista, lo ripeto, fisico? Partendo da ovest e andando ad est, il territorio più a ovest è sicuramente l'isola dell'Islanda. Ricordiamo che la Groenlandia, benché politicamente appartenga alla Danimarca e quindi faccia parte dell'Unione Europea, da un punto di vista fisico si considera appartenere al continente americano e infatti è più vicina all'America che all'Europa. Quindi il territorio più a ovest dell'Europa è l'Islanda, siamo al nord, poi viene la Gran Bretagna, sempre al nord, mentre invece andando verso sud il territorio più a ovest ovviamente è il Portogallo. Quindi da ovest fino ad est arriviamo alla Russia e in particolare agli Urali, quello è il confine della Europa fisica. Ricordiamo che la Russia attraversa tanto l'Europa quanto l'Asia e scendendo invece la Turchia. Invece, descrivendo la geografia fisica dell'Europa da nord a sud, si parte dalla Norvegia, dalla parte più alta della Norvegia, quella che confina con il Mar Glaciale Artico, fino ad arrivare nella parte più meridionale a Gibilterra, che è inglese, come sapete, all'isola della Sicilia, a Malta e alla Grecia. L'Europa inoltre può essere divisa in cinque macro aree, sotto un profilo geografico, ma anche storico e culturale. La prima area è sicuramente l'area mediterranea, e cioè quella lambita dal mar Mediterraneo. Mare che ha avuto un'importanza straordinaria nello sviluppo della civiltà europea, quello che i romani definivano il Mare Nostrum, appunto il nostro mare. E questi paesi sono ovviamente l'Italia, la Spagna, Malta, la Grecia, in parte la Turchia, in parte la Francia. Sono paesi che si caratterizzano per un clima molto mite e quindi molto favorevole per l'agricoltura e la produzione di prodotti alimentari. Non a caso, in passato, quando la ricchezza era data proprio dalla fertilità delle terre, queste erano le zone d'Europa nettamente più ricche rispetto al freddo nord, al nord. Ricordiamo che il Reno e la Germania erano proprio i confini dell'impero romano e hanno avuto uno sviluppo culturale in queste aree molto legato ovviamente al mare. Passiamo poi alla Mitteleuropa, che è la parte di Europa immediatamente superiore rispetto a quella mediterranea, ed è dunque composta dalla parte centro-settentrionale ed orientale della Francia, alla Germania, all'Austria, alla Svizzera, alla Danimarca, ai Paesi Bassi, caratterizzata da un clima molto più rigido e da una cultura di stampo luterano-protestante. Quindi sono paesi che hanno sempre fatto della produttività un marchio di fabbrica. Poi passiamo invece all'area atlantica, cioè a quella parte di Europa bagnata dall'Oceano Atlantico e che per questo ha sempre avuto una propensione verso Occidente e oggi diremo verso gli Stati Uniti. Stiamo parlando, partendo da nord, ovviamente dell'Islanda, ma soprattutto dell'Inghilterra, cioè del Regno Unito, dell'Irlanda, ma anche del Portogallo. Veniamo poi invece a nord alla penisola scandinava, così chiamata, appunto è una penisola perché confina con la terraferma solo da un lato, in particolare dal lato est, confina con la Russia. Basta prendere una mappa geografica per capire a cosa mi riferisco. La penisola scandinava invece separata rispetto alla Mitteleuropa
ed è divisa da essa grazie al Mar del Nord, e in particolare divisa dalla Danimarca grazie al Mar del Nord. Fanno parte della penisola scandinava ovviamente la Norvegia, la Svezia e la Finlandia, che per lungo tempo hanno avuto un'evoluzione separata rispetto a quella europea, mentre invece a partire dal 600 hanno sono davvero divenute parte della storia europea. Abbiamo poi quella parte di Europa definita Europa dell'Est, e cioè tutto ciò che va dalla Mitteleuropa fino ai confini dell'Europa fisica. E quindi in questo enorme blocco inseriamo la Polonia, la Repubblica Ceca, l'Ungheria, la Slovacchia, tutte le repubbliche ex sovietiche che sono in Europa, altre si trovano in Asia, e poi effettivamente la Russia. E in ultimo abbiamo i Balcani. I Balcani sono una penisola da moltissimi anni politicamente molto inquieta. Nella lingua italiana si parla di balcanizzazione quando si intende una moltiplicazione del conflitto, e sono in particolare tutte le aree dell'ex Jugoslavia, quindi la Serbia, l'Albania, la Bulgaria, la Bosnia, la Croazia, la Macedonia, eccetera, eccetera.